è stato al Copasir per reperire quali sono le entità degli armamenti che verranno nuovamente probabilmente inviati in Ucraina, entità che per quanto riguarda il governo e lo Stato italiano sono, come dire, non sono pubbliche. Siamo qua per protestare contro l'ennesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Oggi pomeriggio il ministro Crosetto ha varato, presentandolo al Copasir, l'ottavo pacchetto di aiuti militari del governo italiano al governo ucraino. Noi che siamo per la Costituzione che ripudia la guerra, non siamo d'accordo col sostenere chi alimenta queste guerre fornendo le armi ai combattenti. In questo momento in Ucraina è in corso una gravissima guerra con un enorme macello, si parla di 500.000 morti. Ecco, abbiamo bisogno di un cessate il fuoco per arrivare a delle trattative che stabiliscano la pace, e per avere questo cessate il fuoco è necessario che non si forniscano le armi a chi spara. Siamo qui prima di tutto perché siamo contro la guerra, quindi rifiutiamo quello che potrebbe essere il rinnovo dell'invio di armi all'Ucraina. Sappiamo benissimo che la guerra in Ucraina è una cosa che non può appunto avere un continuo finanziamento da parte dell'Italia. Sappiamo che l'Italia, come già abbiamo visto nei mesi scorsi, continua appunto a piegarsi ai dettami della NATO, e questo non lo possiamo accettare. Ma non solo, siamo qui anche al fianco del popolo palestinese, quel popolo che in questi giorni sta soffrendo un vero e proprio genocidio. Siamo arrivati praticamente a 20.000 morti e sappiamo che il sangue di quei morti è sulle mani di governi come il governo Meloni, è sulle mani dei governi europei e dei paesi della NATO che continuano a finanziare anche Israele. Quindi siamo qui per la pace, per chiedere il cessate il fuoco in tutti i paesi in cui c'è guerra. All'inizio del 2024, non c'è urgenza per... Siamo qui perché rappresentiamo un'associazione storica pacifista antimilitarista che ha fatto dell'abolizione degli armamenti il suo manifesto da 1921. Le donne hanno sempre ritenuto che gli armamenti, l'invio di armi sono una condizione che favorisce purtroppo nuovi conflitti. Purtroppo noi consideriamo che le Nazioni Unite hanno veramente sono state messe in condizione di perdere le loro prerogative, che sono quelle i conflitti devono essere risolti sempre con il negoziato. Invece anche l'OSCE è estremamente impoverita, ha grossi problemi economici, e invece abbiamo una NATO, cioè una parte del militarismo mondiale che chiede l'aumento di risorse.